ne abbiamo viste tante in 16 anni, io sono con loro da 13 e ne abbiamo viste veramente tante, tanti cambi epocali. Emanuela ci ha fatto vedere i passaggi dal tax al GSM, quando non c'era la portabilità e quindi dovevamo far cambiare numero. E tutte le volte che abbiamo fatto un passaggio del genere, quindi questi cambi traumatici per il mercato, molte aziende che facevano il nostro stesso lavoro via via si sono perse. Noi invece abbiamo acquistato sempre forza in questi passaggi, siamo diventati sempre più grandi. E ripensando a queste cose, sono più nervoso perché? Perché mi rendo conto che siamo in questa fase. Siamo esattamente in questa fase, siamo in un cambio epocale dove non sarà più GSM, voce, tutto quello che noi oggi vediamo normalmente in TV, ma noi stiamo attraversando, la Speedy ci sta traghettando verso un nuovo mondo. E questo mio nervosismo si annulla completamente tutte le volte che penso a voi. Perché? Perché ci rendiamo conto sempre di più che la rete vendita della Speedy Service non è una rete vendita, è la rete vendita della Speedy Service. Noi abbiamo visto cos'era Speedy Service con i numeri, Emanuela ci ha fatto vedere un sacco di cose che ci guideranno da oggi fino a fine anno e tutto il 2013. Quindi essere la rete vendita della Speedy Service vuol dire essere formati, essere professionali, come ci ha detto la Franca, che è stato un bel elogio dirci che ci ha visto professionali a Madrid, di questo ne siamo orgogliosi di questa frase. Quindi tutto questo mi tranquillizza, però un cambio epocale tutte le volte è traumatico. Qui dobbiamo essere bravi, quello che ci ha lanciato Emanuele è una sfida enorme. Ragazzi, ve lo stiamo dicendo, il mondo è cambiato, sta cambiando, andiamo verso una nuova generazione di clienti. Noi nel nostro piccolo vi vogliamo già trasmettere questo messaggio per farvi capire che il tablet, lo smartphone, la tecnologia non è più roba che si legge nel giornale, lo vediamo in TV, ma è già oggi. Voi vedete che la Speedy Service oggi sta presentando un workshop senza vedete computer? Non c'è più nulla, di solito qui c'era il banco con tre computer e tutti a cliccare. Oggi abbiamo solamente quello. Tutto quello è la nostra convention. Quindi, questo per dire cosa? Che già oggi, noi siamo già in questo mondo. E se non siamo noi i primi ad andare dai clienti e fargli capire che già oggi questo, noi quei tablet, questa tecnologia non la venderemo mai. Mai. Perché se non ci crediamo noi, se non ci rendiamo conto che ci siamo già, sarà sempre più difficile vendere. Noi siamo bravissimi, noi sappiamo perfettamente che le linee mobili sono meglio quelle di TIM perché ci danno questo, questo e questo, ma oggi dobbiamo capire che il tablet è il quotidiano. Questo dobbiamo insegnare al cliente. Dopo approfondiremo con Yuri, Alessandro, Maurizio e Andrea il perché, il come e il quando, ma dobbiamo cominciare da oggi. Due ringraziamenti volevo fare veramente sentiti alla Franca, perché nonostante tutti gli impegni del gruppo Speedy Service, comunque oggi pomeriggio è voluta essere qui con noi, quindi questo ci dà forza e tranquillità che la rete vendita è un asset fondamentale dell'azienda, quindi grazie ancora della presenza. Soprattutto alla Sabrina, che è qui in prima fila addirittura col suo gruppo. Perché? Perché oggi la Speedy Service ha due asset fondamentali, imprescindibili fra di loro, che sono rete vendita e call center. Questi due settori dell'azienda non sono né in competizione fra loro e tantomeno giocano a annullare o sminuire uno con l'altro. Questi sono due asset dell'azienda che devono camminare accanto, come in un binario, due binari, due rette parallele che qualcuno dice che all'infinito si incontrano. Non è proprio così, però questa è l'azienda. Se loro sono qui oggi, perché distruggono? È il mio, scusate. Se oggi loro sono qui, sapete perché? Perché lunedì la Sabrina con tutto il suo gruppo rivederà la stessa convention, anzi lo stesso workshop con tutto il call center. Perché? Perché vuol far vedere a loro tutto quello che abbiamo visto noi oggi per allineare i settori.
perché il call center oggi viaggia alla stessa velocità della rete vendita, e se qualcuno ancora questo non l'ha capito, può essere un problema. Quindi, stop, qualcuno dice stop alle telefonate, presentazione, lo voleva dire, però gliel'abbiamo tolta nel pomeriggio. Quindi, togliamoci dalla testa che il call center viaggia a un'altra velocità. L'azienda è una e i risultati sono uno. Quello che abbiamo visto, i 53.000 attivazioni che fa la Spigli, che si dice che facciamo noi, no, le facciamo noi, nel senso rete vendita e call center. E ringrazio chi sul palco ha fatto i complimenti al proprio operatore Baro Gradisci, perché i risultati sono comuni in quanto squadra. Quindi grazie Sabine e Sergio. Allora, abbiamo chiamato questo intervento del pomeriggio breve, ve lo assicuro, approfondimenti. Perché? Perché vorrei riprendere un po' i punti che Emanuela ha toccato in tutta la mattina, in tutta la presentazione, quelli che poi abbiamo detto li vediamo dopo, perché molti sono più operativi, quindi li abbiamo dedicati un po' più alla fase pomeridiana, dove dopo pranzo siamo tutti un po' più svegli, quindi ci dedichiamo a questi momenti un po' tecnici. Anzi, la prima frase iniziale, quella che è scritta un po' da tutte le parti, il talento, le persone comuni aspettano solo che il tempo passi, i talenti invece vogliono vedere come utilizzarlo, mai è più azzeccata come ora, perché molti di voi dopo pranzo siete un po' più stanchi, un po' più assonnati, quindi vorrei sapere quanti di oggi di voi aspettano che il tempo passi e quanti invece talenti qui in questa sala non vedono l'ora di vedere le slide successive perché il tempo vogliono utilizzarlo. Quindi oggi pomeriggio è molto importante, quindi svegliamoci tutti i talenti, altri continuano a dormire, vuol dire che quello sarà il loro futuro. Allora, vai, andiamo. Posso farti un applauso io? Grazie. Questo è l'applauso più bello della mondo. Passi dalla Francia, valete il mondo. Grazie. Questo l'hai ripreso tutto? Sì. Vale ora. Grazie, grazie veramente. Allora, pomeriggio. Workshop, sessioni di lavoro. Workshop, se andate nel vocabolario troverete corso di approfondimento e specializzazione di una data materia. Qual è la nostra materia di oggi? Vendita. Quindi voi oggi avete la fortuna di essere in una scuola di vendita in un corso di approfondimento di vendita. Vale tanto e lo fate gratis, quindi orecchie aperte. Allora, questo ci deve far capire dove siamo. Noi diciamo sempre Telecom, però grazie al brand Telecom, in questo caso il brand Impresa Semplice, che è uno di quei cambi epocali che vi dicevo vissuti nella storia delle comunicazioni, perché Impresa Semplice fondamentalmente non era nulla quando è stato creato, era solo un brand, poi è diventato quello che è ora, offerta insieme, fisso mobile, però le cose nascono piccole e poi diventano quello che sono. Grazie a questo i clienti vedono il marchio Impresa Semplice in questo modo, non è nemmeno la somma di tutti gli altri operatori che fa quello che è il percepito del cliente di Impresa Semplice. Quindi quando noi nei nostri bigliettini ci presentiamo come Speedy Service e Telecom, sappiate che il 60% dei clienti sa perfettamente cosa fate e ci riconosce il brand più importante d'Italia. Quindi questo è un plauso che comunque dobbiamo fare a Telecom, uno solo ne facciamo oggi, che è questo il plauso che dobbiamo fare a Telecom di aver creato questo brand, quindi ci dà forza nella vendita. Ora io dovrei avere un filmato, giusto se non sbaglio?